Grazie e benvenuto Jürgen. Quante possibilità c'erano che ci ritrovassimo qua per il secondo anno consecutivo? Infinite. Infinite. Infinite naturalmente, però devo dire Katia e Angela mi avete veramente reso il compito impossibile di offrire ancora qualcosa. Comunque sto nel programma, questo è definito e così comincio. E cercherò di parlare delle infinite possibilità del futuro con l'esempio dell'epicureo diogeniano contro il concetto stoico del fato e degli oracoli. Cioè, prima di tutto mi sento in dovere di presentarvi Diogeniano, protagonista epicureo del mio discorso, ma Diogeniano non è molto conosciuto nemmeno tra gli storici della filosofia. Abbiamo di lui soltanto 4 passi, abbastanza estesi, di una sua opera diretta contro la teoria del fato formulata in 2 libri dal famoso filosofo stoico Crisippo. Fu Eusebio di Cesarea che nel 313 d.C. ha inserito in questa maniera, anche salvato dall'oblio, i 4 estratti di Diogeniano nella sua opera dal titolo Preparazione Evangelica. In questa sua monumentale apologia del cristianesimo, già menzionata l'altra sera dal collega Verde, il padre ecclesiastico cita molti autori pagani che criticavano la religione e la superstizione tradizionale. Diogeniano ci fa sapere in uno degli estratti che non si sarebbe soltanto rivolto contro la catena degli eventi causati dal fato stoico. Infatti annuncia di voler smontare in un'altra opera i principi della divinazione, cioè della previsione del futuro con oracoli, eccetera, facendo uso degli argomenti forniti da Epicuro. Se quest'ultima opera di Diogeniano, che avrebbe probabilmente attaccato i 2 libri sulla divinazione dello stesso stoico Crisippo è stata davvero scritta, non lo sappiamo, non fu comunque utilizzata da Eusebio. L'apologeta cristiano invece ha inserito in una simile polemica contro gli oracoli, pungente e spiritosa, mi sembra, scritta da Enomao di Gadara, noto esponente della filosofia cinica del secondo secolo d.C. Mi servirò quindi di uno dei passi di Enomao per completare l'argomentazione epicurea contro gli oracoli con ragionamenti dal color cinico che tuttavia completano perfettamente il concetto già visibile in Diogeniano delle infinite possibilità del futuro. Confutati i concetti stoici del destino e della divinazione, sarà necessario, per non rimanere abbandonati di fronte all'immenso numero di incognite del futuro, salvarci con il pensiero di un altro epicureo. Mi riferisco a Diogene di Enoanda, che fece incidere nel secondo secolo d.C. la sua esortazione all'epicureismo con l'iscrizione più ampia di tutta l'antichità su un edificio pubblico della sua città nativa in Licia, nelle montagne del sud-ovest dell'odierna Turchia. Con 3 nomi di personaggi poco conosciuti, cioè i 2 epicurei Diogeniano e Diogene di Enoanda e il cinico Enomao di Gadara, ho già sfidato parecchio la vostra attenzione, cioè Orazio è più conosciuto. Ma prima di entrare nel complesso delle infinite possibilità del futuro, cioè che si inseriranno forse in maniera un po' inattesa, nel discorso sull'infinito che è il tema di questo terzo festival epicureo, vorrei ricordarvi un mito greco. Così sarà più facile seguire i ragionamenti di Diogeniano e di Enomao che vi presenterò dopo. Si tratta del mito tebano di Laio, Edipo e dei fratelli Eteocle e Polinice. L'oracolo di Delfi aveva raccomandato a Laio, re di Tebe, di non avere figli da sua moglie Giocasta, altrimenti
il figlio l'avrebbe ucciso e avrebbe sposato la madre. Ma Laio, ubriaco, lo concepì. Per paura della profezia fece legare il neonato ai piedi ed esporlo in montagna, dove fu trovato da un pastore che gli diede il nome di Edipo, cioè Oedipus, piede gonfio, e lo consegnò al re e alla regina di Corinto, che lo crebbero. Quando Edipo venne a sapere di essere un trovatello, volle conoscere la verità sui suoi genitori. Si rivolse all'oracolo di Delfi, che gli rispose di non dover tornare nella patria, perché avrebbe ucciso suo padre e sposato sua madre. Pensando che i sovrani di Corinto fossero i suoi veri genitori, si diresse dunque in direzione opposta verso Tebe. Ad un incrocio ebbe un incontro ostile con Laio e lo uccise senza sapere che era il suo vero padre, ed è ben noto il seguito in cui Edipo sposò Giocaste, vedova di Laio, e come descrive l'omonima tragedia di Sofocle, venendo a sapere che era sua madre, si trafisse gli occhi. Tra le numerose tragedie attiche del V secolo a.C. che trattavano questo ciclo mitico tebano, per noi oggi sarà importante la descrizione della tragedia di Euripide dal titolo Le Fenicie, la descrizione della reciproca uccisione di Eteocle e Polinice, figli di Edipo, nella lotta per il regno di Tebe. Avendo ricordato il mito, prima di occuparci dei testi di Diogeniano, Enomao e Diogene, facciamo una riflessione sulle implicazioni psicologiche che ci vengono imposte dalle infinite possibilità offerte dal futuro. È ovvio che un futuro ignoto può generare speranze, ma anche preoccupazioni. Non incombe soltanto l'incertezza della vecchiaia, ma molte decisioni e azioni che compiamo nel presente generano delle conseguenze difficilmente prevedibili. Il desiderio di sapere anticipatamente il futuro sembra essere una condizione universale. E infatti, fin dai primi testi pervenutici dall'antichità greco-romana, cioè dai poemi omerici, la divinazione occupa un ruolo centrale e si esprime in impressionanti personaggi come Calcante e Cassandra. Nel III secolo a.C., gli stoici, specialmente lo scolarca Crisippo di Soli, integrarono la possibilità di prevedere il futuro con vari metodi divinatori nella dottrina di un fato onnipotente. Tale destino, strettamente connesso con la provvidenza di un cosmo concepito come divino, ha determinato, secondo gli stoici, da sempre la catena causale degli avvenimenti fino all'infinito, dalla genesi del nostro mondo fino alla conflagrazione universale. L'obiettivo dello stoico consisteva perciò nel condurre la propria vita in maniera conforme allo svolgimento predestinato della natura, cioè affrontando il futuro con un atteggiamento stoico, cioè stoico in un'accezione ancora oggi valida della parola. Comunque, siccome il pensiero stoico ha integrato nella sua concezione del mondo anche gli dei tradizionali e tanti altri poteri divini della religione politeistica dei greci, non precludeva nemmeno l'opzione di togliere l'incertezza sul futuro consultando degli oracoli divini o altre pratiche mantiche. Nei primi secoli dopo Cristo, che portavano, come ha scritto nel 1965 il famoso classicista Eric Robertson Dodds, ad un Age of Anxiety, cioè ad un'epoca di ansia religiosa, si è sparsa in grandi parti della popolazione l'idea che la nostra fortuna e il nostro futuro sarebbero condizionati da forze superiori, sia demoni, sia pure il fato. Tali convinzioni portarono ad un boom di pratiche magiche e anche della divinazione.
autori come Plutarco di Cheronea e Luciano di Samosata mostrano che la veridicità e l'utilità degli oracoli, specialmente quelli importanti legati al culto di Apollo, veniva discussa appassionatamente tra le diverse scuole filosofiche. I difensori degli oracoli facevano appello allo stretto nesso della dottrina stoica tra la predisposizione di tutti gli eventi dal destino e la prevedibilità con i vari metodi divinatori. I critici della divinazione e della teoria del fato in genere si trovavano soprattutto tra i seguaci dell'epicurismo e del cinismo. Ora siamo preparati e diamo ascolto alla polemica dell'epicureo diogeniano contro la dottrina del fato formulata dal caposcuola stoico Crisippo. Sono pigro, cioè mi baso sulla traduzione di Eusebio di Franzo Migliore del 2012 con alcune poche modifiche. Non spaventatevi, faccio parlare diogeniano 9 minuti, però ho l'orologio sotto controllo. Diogeniano dice: nel libro di cui ho appena parlato, Crisippo adduce anche un'altra dimostrazione. Egli dice che le predizioni degli indovini non potrebbero essere vere se ogni cosa non fosse sottomessa al destino. Affermazione questa che in sé alquanto semplicista. Crisippo infatti ragiona come se fosse evidente che tutte le predizioni di coloro che si chiamano indovini si compiano, o come se qualcuno fosse più disposto di concedere questo invece dell'idea che tutto avvenga in conformità del destino, o come se questo non fosse stato nella stessa maniera una falsa affermazione, poiché è proprio l'evidenza che prova il contrario. Intendo dire che tutte queste predizioni, o piuttosto la maggior parte di esse, non si realizzano. Questa è l'argomentazione adotta da Crisippo, il quale fonda ciascuna delle due proposizioni sull'altra. Infatti, da un lato vuol dimostrare che tutte le cose sono sottomesse al destino perché esiste l'arte di predire il futuro. Dall'altro, non potrebbe dimostrare l'esistenza della mantica se non supponendo che tutte le cose sono sottomesse al destino. Ora, quale dimostrazione potrebbe essere più erronea di questa? In realtà, il fatto che alcune predizioni degli indovini si realizzano, cioè il fatto che alcune predizioni degli indovini si realizzano conformemente all'evidenza non può essere considerato una prova che esiste una scienza della divinazione, ma può capitare per caso che gli eventi siano conformi alle predizioni, il che tuttavia non dimostra l'esistenza di alcuna scienza. Noi non diciamo infatti che è dotato di conoscenze scientifiche un arciere che una volta tanto colpisce per caso il bersaglio dopo averlo spesse volte mancato, o il medico che uccide la maggior parte dei suoi malati ma che talora ne ha potuto salvare uno solo. Noi non diamo assolutamente il nome di scienza a una pratica che non riesce, se non in tutti o almeno nella maggior parte dei fatti che sono di sua competenza. Che il più delle volte le predizioni di questi cosiddetti indovini sbaglino lo può testimoniare continuamente tutta la vita umana e persino coloro che professano l'arte della divinazione. Essa non li aiuta assolutamente nelle necessità della vita, invece facciamo ricorso al loro personale, fanno ricorso al loro personale discernimento e al consiglio e all'aiuto di coloro che sono considerati uomini preparati per avere acquisito esperienza in ciascuno degli affari della vita. Ora, nei prossimi paragrafi, Diogeniano dichiara la sua intenzione di scrivere anche contro gli oracoli. Dice: ma del fatto che non ci sia niente di provato in questa che abbiamo convenuto di chiamare arte della divinazione, parleremo più a lungo altrove,
quando anche su questo argomento riferiremo le idee di Epicuro. Per il momento, alle cose che ho detto, aggiungerò soltanto questo. Se talora nelle loro predizioni coloro che sono chiamati indovini dicono la verità, ciò non deve essere attribuito alla scienza ma al caso. Infatti, non è il non ottenere mai ciò che è stato indicato, ma di non ottenerlo sempre o il più delle volte o dalla scienza quando qualcuno talora lo ottenga, è questo che abbiamo convenuto di chiamare effetto della sorte. Noi che sappiamo distinguere le idee chiare sotto ciascuna parola. Qualcuno di voi noterà nelle ultime parole il chiaro riferimento di Diogeniano al famoso concetto gnosiologico epicureo della prolessi, cioè le idee chiare sotto ciascuna parola. Diogeniano continua: se poi per ipotesi fosse vero che l'arte della divinazione è in grado di conoscere e predire tutti gli eventi futuri, allora ne dovremmo dedurre che ogni cosa è sottomessa al destino, ma sicuramente non si potrebbero mai dimostrare l'utilità e il vantaggio di quest'arte ai fini della vita. Motivo questo, a quanto pare, per cui Crisipo esalta l'arte della divinazione. Quale vantaggio, infatti, c'è per noi di conoscere in anticipo le cose sgradevoli che certamente si verificheranno e che noi non possiamo assolutamente evitare? Come si potrebbero evitare, infatti, le cose che avvengono secondo il destino? Sicché noi non ricaviamo alcun vantaggio dall'arte divinatoria, anzi, essa stessa potrebbe trasformarsi in un male, dato che fa soffrire inutilmente gli uomini a causa dei mali che essa annuncia in anticipo e che necessariamente avvengono. In ciò che segue, Diogeniano dà un calcolo dei piaceri di stampo epicureo che arriva a finissime considerazioni psicologiche. Dice: al contrario, non si dirà che la predizione dei beni futuri procuri una felicità pari alla sofferenza che proviene dalla predizione dei mali, dal momento che nella natura dell'uomo non gioire tanto dei beni attesi quanto affliggersi per i mali. Inoltre, noi non prevediamo mai che ci capitino disgrazie personali prima che esse si siano rivelate. Tutti quanti, per così dire, attendiamo piuttosto i beni a motivo dell'inclinazione naturale che abbiamo nei confronti di essi, dei beni. La maggior parte degli uomini, infatti, quando si tratta di beni, nutre speranze che sono impossibili a realizzarsi. Da ciò deriva che la predizione dei beni non accresce assolutamente la gioia, dato che ciascuno, indipendentemente dalla predizione, si aspetta da se stesso le cose migliori, o se la gioia accresce, ciò avviene in misura assai limitata a motivo della certezza che sembra di dare la predizione. Spesso invece la predizione fa diminuire anche la gioia quando si sentono preannunziati beni che risultano inferiori a quelli che si erano sperati. Chi non ha mai sentito delusione a Natale per i regali, per esempio. Fin qui la dimostrazione che nemmeno la predizione dei beni ci giova, e in conclusione Diogeniano si dedica all'annuncio di mali. Per quanto riguarda la predizione dei mali, invece, essa ci mette in agitazione sia per la naturale avversione che noi nutriamo nei confronti dei mali, sia perché la loro predizione va talora contro le speranze che nutrivamo. Tuttavia, anche se le cose non andassero in questo modo, l'inutilità delle predizioni sarebbe in ogni caso evidente. Se infatti qualcuno pretende di salvare l'utilità dell'arte della divinazione sostenendo che essa predisce con certezza ciò che di dannoso ci accadrà a meno che non prendiamo le dovute precauzioni, dimostrerà che non tutte le cose avvengono secondo il destino, già che nei confronti del futuro è il nostro potere sia prendere precauzioni sia non prenderne.
Se poi si dicesse che anche questo è sotto il dominio della necessità, dal momento che il potere del destino estende il suo potere su tutto, allora si annullerebbe nuovamente l'utilità della divinazione. Noi prenderemo infatti le dovute precauzioni nei confronti degli eventi futuri se ciò è stabilito dal destino, ed è evidente che noi non prenderemo le dovute precauzioni se non è stabilito dal destino che lo facciamo, anche se tutti gli indovini ci predicessero che lo accadrà. Ora, l'epicureo entra in esempi mitici e il primo l'avevo ricordato al mizzo del mio discorso. Scrive: lo stesso Crisippo, per esempio, a proposito di Edipo e di Alessandro Paride, figlio di Priamo, racconta tutti i mezzi possibili escogitati dai loro genitori per ucciderli, onde evitare il male di cui essi sarebbero stati causa e che era stato loro predetti. Ma essi non c'erano riusciti. Così Crisippo finisce per riconoscere che per costoro, proprio a motivo dell'ineluttabilità del destino, non fu di alcuna utilità la predizione dei mali. Questo dunque sia detto, ed è già tanto, non solo sull'inconsistenza ma anche sull'inutilità dell'arte divinatoria. Fin qui gli argomenti di Diogeniano contro la teoria stoica del fato. Come ho già detto, invece dell'altra opera contro gli oracoli annunciata da Diogeniano, Eusebio di Cesarea cita il cinico Enomao di Gadara, che propone comunque idee simili. L'invettiva di Enomao contro l'oracolo delfico, dal titolo significativo Smascheramento degli imbroglioni, ha avuto una certa notorietà e sembra essere pure stata usata dall'epicureo Diogene di Enuanda. Ascoltiamo da questo i ragionamenti di questo cinico Enomao sull'infinità di situazioni che spezzano la famigerata catena fatale degli avvenimenti in maniera tale da togliere qualsiasi base ad una seria previsione del futuro. Tu, o indovino, ignori quali sono le cose che sono in nostro potere, e tu, che sai tutto, non conosci le cose i cui vincoli dipendono essenzialmente dalla nostra volontà. Questa volontà è manifestamente il principio di una molteplicità di cose. Ora, colui che ignora il principio che è la causa degli avvenimenti che si verificano, come potrebbe costui conoscere gli avvenimenti che procedono da questo principio? Senza dubbio, era un presuntuoso colui che predisse a Laio che sarebbe stato ucciso da suo figlio, perché il figlio era pure sempre padrone della sua volontà, e Apollo o qualche altro essere a lui superiore non poteva essere capace, in forza della sua potenza, di prevedere una cosa che non esisteva e che non aveva alcuna necessità di essere. Ma la cosa più ridicola di tutte è l'esistenza di questa sovrapposizione e combinazione, e pensare che alcune cose siano in potere degli uomini e nello stesso tempo riconoscere che esse sono inserite nella catena degli eventi. Questo infatti, come dicono i più saggi, assomiglierebbe al discorso di Euripide. Laio, infatti, voleva avere dei figli, e Laio era padrone di volerlo, e questo sarebbe stato al di fuori della vista di Apollo. Ma una volta che lui avesse generato un figlio, ne sarebbe seguita la necessità inevitabile di perire per mano del figlio. Così dunque è la necessità dell'evento futuro che fornisce all'indovino la possibilità di prevedere ciò che avverrà. Ma senza dubbio il figlio era padrone della sua volontà come il padre lo era della sua, e come costui era libero di avere dei figli o di non averne affatto, allo stesso modo il figlio era libero di uccidere suo padre o di non ucciderlo. Tali sono tutti i vostri oracoli, e questo è in particolare quello che l'Apollo di Euripide pronunciava,
tutta la tua casa camminerà nel sangue. Il fatto che il figlio si sarebbe accecato con le sue stesse mani per aver sposato la propria madre e per la tirannide conquistata dopo aver risolto il famoso enigma, e il fatto che i suoi figli si sarebbero uccisi reciprocamente, l'uno per essere stato mandato in esilio dall'altro, e quest'ultimo per l'ambizione e per il matrimonio contratto dall'esiliato ad Argo, e per la spedizione e per il patto ridicolo e la campagna militare dei sette capi di Tebe contro Tebe, poiché tutti questi fatti si dividono in un'infinità di principi e di libere facoltà, come potevi averne conoscenza o come la serie di cause avrebbe potuto legarli insieme? Se infatti Edipo, che era incontestabilmente padrone delle sue azioni, non avesse cercato di salire sul trono, o se dopo aver voluto e fatto ciò non avesse deciso di sposare Giocasta, o se ancora dopo averla sposata non fosse diventato folle né si fosse disperato e scoraggiato, in che modo avrebbe potuto realizzarsi ciascuno di questi singoli eventi? Come si sarebbe strappato gli occhi? Come avrebbe mai pronunciato contro i suoi figli le maledizioni che tu, Apollo e Euripide, li mettete in bocca? In che modo avrebbero potuto verificarsi gli avvenimenti successivi se non si fossero verificate le cause che li hanno prodotti? E tu come avresti potuto predire l'avvenire? Supponiamo che i due figli di Edipo si fossero messi d'accordo di regnare congiuntamente, o che dopo essersi messi d'accordo di regnare a turno avessero avuto fede al loro impegno, o se quello dei due che era stato cacciato in esilio non si fosse diretto a Argo ma alla volta della Libia, o che giunto a Argo si fosse accontentato di vendere pesce salato e non avesse sposato una donna ricca ma un'operaia o una semplice bottegaia, o se il re di Argo, Adrasto, non gli avesse dato in sposa la figlia, o se Adrasto gliela avesse data ma Polinice non avesse desiderato tornare in patria, o se pur avendolo desiderato avesse represso questo suo desiderio, o se Adrasto non avesse dato ascolto alla sua richiesta di alleanza, o se né Anfiarao né Tirio né alcuno degli altri capi avessero seguito Adrasto, o se l'avessero seguito ma Polinice, una volta giunto alla sua patria, non avesse combattuto contro il fratello ma si fosse riconciliato con lui in modo da regnare insieme a lui, o se costui si fosse rifiutato ma Polinice si fosse ritirato convinto da Euripide, che dice: insensato, sei venuto a devastare la tua patria, o se anziché lui si fosse ritirato l'altro, cioè Eteocle, avendo udito questi altri versi di Euripide: inoltre il sole e la notte servono i mortali ma tu non sopporterai di avere una parte uguale dei beni, come avrebbero potuto combattere tra di loro? Come l'intera casa di Laio sarebbe stata distrutta dal sangue? Ma tuttavia dirai: tutti questi fatti alla fine sono avvenuti. Sono d'accordo con te, ma ti chiedo: con quale mezzo hai potuto prevedere tutte queste circostanze? Non vedi come spesso l'intero dramma è stato interrotto dalla forza che era in noi, che ne siamo i protagonisti? Nella stessa maniera prenderò qualsiasi soggetto che tu vorrai e spezzerò sempre la vostra serie causale e ti dimostrerò che è impossibile che essa esista. Tuttavia, tu dici di conoscere le parti finali del soggetto, ma il soggetto dipende interamente dalla forza che interrompe la serie. Non comprendi ciò che dico? In ogni soggetto, o famoso indovino o famoso indovino, gli esseri animanti introducono o pochi principi, come succede spesso, o molti. I principi spezzano sempre ciò che li precedeva e creano qualcos'altro, e questo si può sviluppare finché non spunta un altro principio che costringe ciò che segue
a dipendere non da quelli del passato, ma da se stesso. Vediamo che lo sforzo comune epicureo e cinico confuta sia l'utilità psicologica della divinazione, sia la sua base fisica di un destino onnipotente. Ma a questo punto, quale atteggiamento verso il futuro dovremmo avere secondo gli epicurei? Va bene, basterebbe aver sentito Orazio, carpe diem. Comunque io ho preparato alcune proposte uguali, con cui finisco, che si trovano in due massime di Diogene di Ioannina, che li ha fatto incidere nella sua iscrizione epicurea. Una breve massima, scoperta nel 1997, ci rassicura che l'effetto di ciò che non possiamo controllare noi stessi sulla vita è molto limitato. Dice: in poche cose della vita si insinua lo spontaneo, ciò che noi chiamiamo caso. Invece siamo noi che reggiamo la maggior parte delle cose. La gestione della vita è quindi nelle nostre proprie mani. Ma attenzione, si tratta, come Diogene sottolinea, esclusivamente della nostra situazione presente, nella quale dobbiamo guardare il piacere senza speculare sulle infinite possibilità del futuro. E tal pensiero viene espresso in un'altra massima trovata nel 2010, con la quale concluderò il mio discorso. Dice: bisogna rendere perfetto il presente e non vivere con un focus sul futuro, dicendo cose come: finché mi capiti ancora questo e quello. Perché che cosa mancherà che abbia bisogno di questo ragionamento? Vi ringrazio della vostra pazienza.